Benvenuti dunque a Contatto di oggi, venerdì 14 ottobre. Chiedo scusa se non ho potuto mantenere l'orario della diretta alle 11:30, ma ho avuto problemi di connessione. Del resto è una prima diretta che sto facendo quest'oggi anche sul blog. Subito allora passiamo all'argomento della giornata. Il governo si è salvato per un solo voto, dunque con 316 voti Berlusconi ottiene la fiducia in aula. L'opposizione dice è finita, perdono i pezzi, dunque un solo voto garantisce questo governo per ora di poter continuare a sopravvivere. Il Fatto Quotidiano, anche lui, scrive Berlusconi, fiducia, salvo, il governo arranca ma regge con 316 sì. Dunque, era l'argomento della giornata. Ovviamente alcuni giornali schierati di centrodestra avevano già preannunciato che il governo si sarebbe salvato. In particolare c'è da ricordare la Padania che ha aperto con la maggioranza c'è, l'opposizione dov'è? Il Premier riferisce alla Camera, vuoti i banchi della sinistra fantasma, oggi la fiducia e Iva Garibaldi. In prima pagina riferisce di un Umberto Bossi sicuro, secondo il quale il governo si sarebbe salvato. Sulla stessa linea è anche Libero, che in prima pagina apre con Silvio è un precario, ma Maurizio Del Pietro, anche lui, è pronto a giurare, insomma, che il governo ce la fa e ce l'avrebbe fatta. Dunque è una questione di numeri. Sappiamo perfettamente che l'establishment di Forza Italia, Verdini compreso, tra l'altro ieri e ieri hanno chiamato uno ad uno i deputati per chiedere la fiducia. Quest'oggi c'erano alcune interviste sui quotidiani di alcuni deputati di cui non si sente mai parlare, che avrebbero addirittura garantito la sfiducia a deputati del PDL. E che invece evidentemente se sono passati, evidentemente non hanno mantenuto le promesse fatte nelle interviste. E quindi, insomma, questo governo si è salvato. Io intanto vorrei salutare, visto che ho anche in collegamento video da un'isola, diciamo così, dell'oceano, queste sono le magie di internet. Saluto dunque Leonardo Facco. Ciao Leonardo. Buongiorno, buongiorno, mi sentite? Ti sento, se puoi alzare un po' la voce, tanto meglio. Sì. Perfetto. Ovviamente sono in un bar a 100 metri dal mare, quindi Ecco, no, facciamo una un po' ti particolare. volevo chiedere intanto, così, in due parole, questo risultato, cosa ci dice quei 316 voti a favore che salvano il governo? Si dice una cosa fondamentale, che la Lega è la stampella del governo. Penso che sia questo il dato di fatto, no? Rispetto alle continue frasi di alcuni leghisti, della stanchezza del berlusconismo, eccetera, poi la realtà è che la Lega è quella che conferma questa maggioranza, tra l'altro per un voto, quindi probabilmente la Lega e i Scilipoti da solo, possiamo dire. Perciò è la dimostrazione del fatto che l'asse Berlusconi-Bossi è un asse che ancora oggi non è scalfibile, nonostante all'interno della Lega ovviamente i problemi non siano pochi, ma sono tutti comunque dovuti a una questione sola. Purtroppo Bossi non è, purtroppo, cioè Bossi oggettivamente ha la salute che ha, ma è l'unico che ha autorevolezza in Lega, nessun altro, benché se volesse lo potrebbe fare, riesce a dire la sua. Quindi questa maggioranza è una maggioranza che lavora su due persone soprattutto, che sono Silvio Berlusconi e Umberto Bossi. Ecco, Leonardo, mentre appunto non parli, ecco, intanto le voci attorno a te non stanno entrando più di tanto, per cui se senti che ci sono un po' di disturbi ti chiedo di abbassare un po' il volume. Non so se lo sai, però oggi il Fatto Quotidiano apre in prima pagina il documento che praticamente dimostrerebbe che nella disponibilità della Lega Nord, molti anni fa ci furono 2 miliardi di lire da parte di Silvio Berlusconi. Un documento che sulla prima pagina del Fatto Quotidiano viene un pochino spacciato come inedito. A te risulta inedito questo foglio? No, non è assolutamente inedito quel documento. Il documento, diciamo che
in visione così dal punto di vista della fotocopia è stato il segretario dei radicali a mostrarlo, però del documento ho parlato io nel mio libro già il 2 dicembre del 2000 quando è uscito, ma primo fra tutti a parlare diciamo di quel documento fu l'allora direttore, cioè l'oggi direttore della Stampa, allora giornalista della Repubblica, Mario Calabrese, il quale parlò appunto di questo accordo in cui su carta intestata di Forza Italia il segretario amministrativo di Forza Italia di allora apriva una fideiussione di 2 miliardi di lire nei confronti della Lega Nord, ed eravamo al 20 di giugno scusa dell'anno 2000. Perciò non è inedito il documento è già stato visto più volte. È originale il fatto che adesso sia diventato veramente importante, perché sono giorni che si parla di questo, mi hanno intervistato diverse persone, ma la vera notizia che ha dato ad esempio Lettera 43, in un articolo di Darold, è che l'annunziata che ha intervistato qualche giorno fa Moncalvo aveva la mia intervista e l'intervista del segretario di Monza Mario Morelli, in cui raccontavamo nel dettaglio queste cose con anche quel documento. Stiamo parlando di marzo di quest'anno, ma l'annunziata nel suo programma Potere non ha mostrato assolutamente nulla, quindi lo scoop è stato poi questo, dire che chissà come mai a Orologeria l'annunziata a un certo punto si mette a parlare di queste cose, quando lei ha le interviste con non soltanto la mia voce, quella di Mario Morelli, ma anche con le immagini di questo documento e la testimonianza di Morelli che spiega nel dettaglio come l'accordo è stato fatto, così come Bossi gli ha raccontato. Morelli era uno molto importante perché è stato il liquidatore delle cooperative padane, che erano un enorme buco per la Lega Nord, e assieme agli altri buchi avevano praticamente riportato la Lega in braccio a Silvio Berlusconi per un motivo fondamentale, altrimenti la Lega sarebbe fallita. Ecco Leo, tu hai avuto qualche conseguenza giudiziaria per quello che è scritto nel libro, cioè la Lega ti ha citato in giudizio oppure no? No, assolutamente no, che cosa vuoi che mi citi in giudizio per dei documenti? E se dovessi citarmi in giudizio, lo ribadisco per l'ennesima volta, non soltanto andiamo con i documenti che ci sono, ma ne tiriamo fuori altri, quelli a cui sto già lavorando per il prossimo libro, e in più portiamo un bel 200 testimoni diciamo in tribunale ad aggiungere tutta una serie di cose che io non ho ancora scritto nel mio libro perché sono cose molto delicate, ma che poi eventualmente le tiriamo fuori in tribunale quelle cose. Certo, ti volevo dire Leo che tu oggi sai, lo saprai, appari comunque citato sul Fatto a pagina 3, dove appunto rilasci questa intervista a Lettera 43 e dici la data non è casuale, era il 2000, il movimento, cioè la Lega, si trovava sull'orlo della bancarotta, via Bellerio non aveva ossigeno perché la Lega aveva appoggiato il referendum proposto dai radicali contro il finanziamento pubblico ai partiti che passò, in quel momento si bloccarono tutte quelle entrate dal finanziamento pubblico. Confermi? Confermo tutto quanto. Io tra l'altro lavoravo al quotidiano La Padania in quel periodo lì, ero capo della redazione Cultura, quindi sapevo molto bene come funzionavano le cose, perché le cooperative padane erano un buco, ma c'era già la Credit Euro Nord che aveva iniziato e sarebbe stata un buco. Poi c'erano i media padani, io li conoscevo molto bene, io ho partecipato alla prima riunione assieme a Stefani, a Caparini e a Cocis, l'allora ideatore di Telepadania, e dopo la prima riunione farete un buco enorme, e così è stato. Sì, c'è un disturbo nell'audio. Sì. Prova a disattivare il mio video, per favore. Siamo in diretta, che magari l'audio non è più disturbato. Ok. Sì, abbiamo capito la riunione a cui eri presente. Mi senti? Sì, ti sento bene, sì. Sì, cioè la questione è questa, il buco era enorme e in quel periodo io vedevo emissari della Lega andare ad incontrare emissari di Forza Italia. Branchere è stato un uomo sempre molto vicino alla Lega, anche nel periodo in cui la Lega sparava a zero con il quotidiano La Padania contro Silvio Berlusconi mafioso. Silvio Berlusconi e il gruppo Fininvest avevano dato vita ad una serie di querele, una dozzina circa, miliardarie nei confronti di Umberto Bossi e dell'allora direttore Marchi. Ecco, scusa, secondo te questa fiducia che la Lega ha garantito anche oggi al governo
Potrà essere così fino a fine legislatura oppure potrebbero esserci delle sorprese? Cioè questo cerchio magico attorno a Bossi che pare minoritario nella Lega ma che poi a quanto pare si rivela invece importante in aula, secondo te porterà Berlusconi al 2013 oppure no? E per la Lega? No, questo non te lo so dire. Guarda, questo non te lo so dire, ti posso dire con certezza una cosa sola, che quindi non ti so dire se arriverà Berlusconi al 2013. Dico soltanto che se il governo deve cadere prima è perché Berlusconi ha scelto prima di andare all'elezione. Cioè la Lega, e quindi attenzione, quando dico la Lega di Umberto Bossi, gli altri contano tutti come due di picche. Ma scusa, secondo te se i maroniani fossero, come si dice, maggioranza dappertutto, e lo sono, ma è mai possibile che, voglio dire, Umberto Bossi continui a dirigere la baracca e a far votare la fiducia? Se i maroniani ne hanno piene le scatole di Silvio Berlusconi, è mai possibile che non si riesca a mettere fine alla segreteria di Umberto Bossi? È chiaro che la questione è molto più complicata e va spiegata in maniera diversa. Ma tornando alla domanda che mi fai tu, sarà soltanto Silvio Berlusconi a decidere eventualmente se andare o meno alle elezioni, ma no, la Lega non staccherà, la Lega, Umberto Bossi non staccherà mai la spina se non ci sarà Silvio Berlusconi consenziente. Per questo è pacifico, altrimenti parlare di questo accordo è inutile. Guarda, io è dal 14 dicembre che i giornali scrivono, cioè dalla famosa prima fiducia, dall'uscita del PLI, i giornali scrivono che la Lega avrebbe fatto cadere il governo. Io dal 14 dicembre che invece dico il contrario e i fatti mi danno ragione. Certo, un'ultima domanda prima di... Sì, dimmi. No, questo è per dirti che quindi è l'asse Berlusconi-Bossi, sono loro che si parlano e sono loro che decidono. Se Berlusconi vede una exit strategy diversa, che può essere andare al voto l'anno prossimo, benissimo, Bossi seguirà quello che dice Berlusconi, ma altre alternative, cioè il fatto che la Lega tolga la fiducia è inammissibile, certo. È assolutamente inammissibile, perché è tenuto per le palle da Silvio Berlusconi, certo. E basta. E di un po', sei all'estero, hai deciso anche tu di lasciare l'Italia? Come me? Io ti dico la verità, tu hai letto molte volte il mio sito, eccetera. Io mi sto organizzando, tengo una porta aperta perché io non ho fiducia in quel paese di delinquenti, di castaioli, di parassiti, di questuanti che non fanno altro che dare vita ad una lotta del tutti contro tutti anziché puntare realmente alla libertà. Quindi è chiaro che finché sono lì combatto come un leone. Io tra l'altro avrò il congresso del Movimento Libertario il 13 di novembre in cui lancerò delle nuove battaglie. Dove? Però sarà a Padenghe sul Garda. Sì, la città, però, della Gelmini, paese della Gelmini. Ecco, bravissimo. Però non ho nulla a che vedere con la Germania. Che oggi appare in intercettata, dice: mi sono dovuta prostituire con Tremonti sul Fatto Quotidiano. Dopo il tuo articolo ci sono intercettazioni che Fatto pubblica con tra la Gelmini e Bisignani, no? Quello della P4, che è tutti amici di Bisignani, questo agli arresti domiciliari, dove dice: mi sono dovuta prostituire con Tremonti, inteso in maniera ovviamente metaforica, parlando poi del capo di gabinetto del ministero, che se non ricordo male si chiama Fortunato, e quindi tu vai a Padenghe a fare questo meeting. Finisci che poi siamo in chiusura di puntata. Sì, no, semplicemente dicevo, perciò io tengo una porta aperta perché voglio dire, non c'è alternativa ad una situazione di tipo greco in Italia se non si fanno le riforme esemplari, ma quando dico esemplari intendo dire è ora e tempo di finirla, di far credere alla gente che si possa vivere al di sopra delle proprie possibilità e soprattutto con i soldi degli altri. Quindi se arriva una situazione di tipo greco perché l'Italia non è capace di riformarsi, ovvio, schizzi di merda finiranno dappertutto, scusami il non eufemismo, io cercherò di prendermi addosso il meno possibile. Certo, grazie, sei stato chiarissimo, buona permanenza in mezzo all'oceano. Ciao, stammi bene, ciao a tutti. A presto, grazie quindi a Leonardo Facco, in collegamento appunto da, si può dire, dai tropici, per questa puntata di appunto Contatto, che dunque si chiude oggi così sostanzialmente col commento di questa fiducia che ancora una volta il governo ha incassato con Berlusconi, dunque 316 voti a favore che per un solo voto gli permettono la sopravvivenza un po' con la cannetta
e dunque è un'agonia che continua, e a questo punto direi che ci possiamo risentire domani. Chiedo ancora scusa se non ho potuto garantire la diretta in orario, come promesso alle 11:30, ma ho avuto un problema con la scheda Wind che praticamente non andava, e nonostante ieri funzionasse, i test andavano bene, oggi guarda caso non funzionava. Il bello della diretta, purtroppo, fare tutto da soli e con pochi collaboratori al telefono è davvero ostico. Grazie, noi ci rivediamo dunque domani, e buon governo Berlusconi a tutti. A questo punto non mi rimane altro che dire così. Ciao ciao.